Buongiorno a tutti. Oggi vi insegniamo a leggere le etichette energetiche che trovate negli elettrodomestici. Visto che l'argomento è molto vasto e le normative cambiano continuamente, vi informiamo che il video di oggi è aggiornato ad aprile 2013 e vi parleremo delle etichette energetiche per quello che riguarda frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, forni elettrici. Allora, questa è l'etichetta energetica di un frigorifero. Come primo passo viene identificata la marca, il modello e poi si passa alla nomenclatura dell'etichetta energetica che riguarda il consumo energetico. In questo caso l'apparecchio è in A+. Poi passiamo al consumo in kilowatt ogni anno, il volume della parte frigorifero in litri, il volume della parte congelatore, sempre espressa in litri, e questo è il rumore che genera l'apparecchio espresso in decibel. Questa è l'etichetta energetica delle lavatrici. Dapprima viene sempre identificata la marca e il modello. Poi si passa alla classe energetica, che in questo caso è una A+. Poi passiamo al consumo in kilowatt annui, il consumo in acqua, quindi questi sono i litri consumati dalla macchina ogni anno. Questa è la capacità di lavaggio della macchina e qui abbiamo la classe per quello che riguarda l'asciugatura, cioè l'efficienza dell'asciugatura della macchina. Poi si passa alla rumorosità. La prima qui è la rumorosità durante il ciclo di lavaggio e infine abbiamo la rumorosità durante il ciclo della centrifuga, sempre espressi in decibel. Questa è l'etichetta energetica di una lavastoviglie, dove dapprima abbiamo la marca, il modello, poi la classe energetica per quello che riguarda il consumo, e in questo caso, come potete vedere, è una classe A. Abbiamo il consumo in kilowatt per ogni anno, l'acqua consumata in litri sempre per ogni anno, poi abbiamo l'efficienza dell'asciugatura, che in questo caso è in classe A, la portata della macchina, quindi quanti coperti è in grado di lavare la macchina, e infine la rumorosità, che è sempre espressa in decibel. Questa è l'etichetta energetica di un forno elettrico. Allora, dapprima viene specificata la marca e il modello, poi la classe energetica, che in questo caso è in classe A, poi passiamo qui sotto al consumo energetico in kilowatt orari nel momento in cui il forno lavora in convezione naturale, cioè senza ventilazione, oppure il consumo elettrico espresso in kilowatt orarie quando il forno lavora in convezione forzata, cioè nella funzione di ventilato. Poi abbiamo il volume utile del forno e il tipo di forno, che viene suddiviso in piccolo, medio o grande. In questo caso si tratta di un forno medio. Queste etichette sono molto importanti ed è importante bene leggerle prima, perché così vi aiuteranno a scegliere meglio il prodotto a voi più congeniale. Con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo filmato. Arrivederci a tutti.